C'è Pirlo libero, potrebbe anche calciare. Lo fa! Può essere una soluzione. Palla tagliata, sale Materazzi, Marco! Materazzi! 1-0! Inzaghi! Super! Pippo Inzaghi! Francesco! C'è tempo per il traversone, Cannavaro! Luca! Toni! 2-0! Si è svegliato Toni! C'è! Non è gol! Fabio Cannavaro, da grande capitano, centro presenze per lui, riceve la Coppa del Mondo, eccola, e la consegniamo. Italia campione del mondo a Berlino, per la quarta volta nella sua storia. Senza commento. No, si commentano da solo queste immagini, la gioia, gli occhi di questi ragazzi. Tutti la vogliono toccare, tutti la vogliono stringere. Per ognuno, ecco Ciro Ferrara, entrato nello staff di Marcello Lippi. C'è questa grande festa alla quale stanno partecipando tutti lo staff in maniera più silenziosa. Naturalmente i tifosi transalpini, ma sono rimasti correttamente al proprio posto, e questi coriandoli che investono questo azzurro intenso sul prato dell'Olympia Stadion. Questa è una nevicata, Sandro, una nevicata di luglio che non può che farci bene. E sono immagini davvero che vengono consegnate alla storia del calcio, e la storia del calcio dirà che nel 2006 l'Italia, contro tutto e tutti, è diventata campione del mondo. E sì, e che questo gruppo di ragazzi con il loro condottiero ha saputo veramente dare dimostrazione di concretezza e di buon calcio. Abbiamo parlato prima di Gigi Riva, lo hai visto in questo lungo mese, gli hai parlato spesso, era attesissimo ieri e stamane. Non l'ho mai visto così. Nell'intervista del prepartita ho visto un Riva che non conoscevo, perché Gigi è sempre riuscito a dominarle le situazioni, le sensazioni, a trasportare. Bellissimo. E alla 29esima partita Marcello Lippi è diventato campione del mondo, e la serie utile continua. Intanto il presidente Napolitano lascia la tribuna d'onore, credo, per andare poi a raggiungere